Sai, sono impegnata da anni in una campagna appunto contro lo spreco alimentare, personalmente anche per il Ministero dell'Agricoltura. Credo che è un punto fondamentale per il nostro sviluppo, per la sopravvivenza o meno del mondo, perché siamo sempre di più e ci sono sempre più disparità, diciamo, alimentari. Credo che un grande cambiamento deve venire appunto da una diversa consapevolezza della persona umana, dell'essere umano, perché se tutto è accumulare, consumare, naturalmente il mondo andrà in rovina. Se noi pensiamo che il senso della vita è condividere, e non sfruttare fino a tutto cambia, cioè condividere e pensare che la terra non è un tappetino sui nostri piedi da ridurre a pezzi, ma qualcosa da coltivare con molto amore. Ci sono tanti modi per nutrire il pianeta, uno dei primi è quello di abbassare il livello di consumazione della carne, ad esempio, perché allevare una mucca ha dei prezzi ecologicamente altissimi. Se mangiassimo tutti meno carne o se la mangiassimo proprio per niente, è anche un'opzione, sicuramente sarebbe già un passo avanti nel nutrire il pianeta.